Un attimo. Un attimo. Ebbene sì. Se riusciamo qua, non lo so. Ma sì, forse ce l'abbiamo, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Live flash mattutina veramente volante oggi on the road. Veramente on the road. Che orario è? Che orario è? Luna. Uè la Marco, orario inusualissimo Marco, in effetti è volante perché è una mattinata piuttosto incasinata, quindi ora sono passato che mia madre è al policlinico da un mese, che si era rotto l'omero, quindi stanno facendo la terapia riabilitativa, quindi mia moglie è andata a portarli su qualcosa, quindi giusto un'uscitina proprio sul tardi, e quindi mi sono detto do un saluto al volo a chi c'è a quest'ora, perché a quest'ora in effetti è un orario molto molto balordo. Quindi sarà una live veramente flash questa volta, perché appena io vedrò all'orizzonte mia moglie, chiaramente. Ciao Luigi! Ehi Giulietta, ciao cara! Salutami tanto anche Andrea. E quindi dicevo, sarà una live piuttosto rapida, non è una delle solite live, perché oggi è martedì, ma oggi... Ciao Nino! No, la signora non c'era perché oggi qui è il patrono, tra l'altro, quindi... Nicola, ciao Ditina! Quindi giusto per darvi un saluto, diciamo così, eh? E quindi la chiuderò appena vedrò mia moglie, la chiuderò rapidamente, quindi non vi dispiacete. È stato proprio per darvi buongiorno Rock, un saluto dopo, per insomma il dopo Pasqua, come è andato. Uè, Luciano, buone feste fatte anche a te. Eh sì, insomma, che dobbiamo fare qua? Oggi fa caldo, 23 gradi. Razor, ciao caro. Mi sono detto, ma sì, la faccio mentre aspetto mia moglie, una cosa al volo, dai, do un saluto. Ho attaccato qui il cavetto, che però è più corto, deve essere forse l'altro cavetto, non lo so per quale motivo sto cavetto, ma mi sa che me li conserverò tutti e due sti cavetti, perché non so l'altro dove l'ho messo, comunque, eccolo qua. E mi sa che forse questo è più lungo. Eh sì, era questo il cavetto suo. E non quello che mi sa che è il cavetto più corto, vediamo un po', giusto per capire che l'ho trovato più corto questo cavetto del normale, cioè va da qua, eh sì, non c'è paragone, sì, niente, ci fu uno scambio di cavetti, ci fu uno scambio di cavetti, quindi, non ho letto ragazzi, quindi chattato dal vivo, Dunque, chi c'è? C'è Razzor, Massimiliano Poggio, buongiorno a te caro. Quindi questo qua è bene che invece me lo tenga. Eh sì, ce lo teniamo. E quindi niente, un'uscitina oggi non programmata, così piuttosto al volo per sbrigare un paio di cose, perché io esco pochissimo, davvero pochissimo, quindi devo dire la verità, anche perché ogni volta esco mi distruggo un po' la vita, perché le buche sono troppe, è un casino. Qui piove a dirotto, ci sono 11 gradi, sì, al nord è brutto, qui invece è bello, lo so. Sei col Berserker? No. Questo è il gate, c'ho il gate, e dovrei avere, anche il dwarf. Qui c'ho il sigaro italiano della tabaccheria, quello che davano in omaggio.
a chi si iscriveva a gennaio al padiglione ANPFU di Napoli, e qui invece c'ho un sintetico, c'è il CAM L di Svapo Quadrato. Qui no, un po' nuvoloso. Sì, ciao cara. Ataman the best, eh sì ragazzi, Ataman the best, ma Razor tu lo sai che io con l'Ataman sono come suocero e nuora, più o meno, è il rapporto di odio e amore. Allora, vediamo un po' che c'è scritto perché qua ragazzi. Stavo pensando proprio a acquistare il greco, te ne pensi? Un ottimo atomizzatore, è buono il camello, è molto buono, molto buono. Ho fatto uno scambio con mio figlio, gli ho ceduto il Baika Vuoto in cambio del Penodat. Baika Vuoto però è tanta roba, eh. Ti piace il camel? Mi piace il camel e ho preso anche il Kumab, i due liquidi, insomma, quelli un po' tabaccosi di Svapo Quadrato che conoscerete sicuramente, sono due buoni sintetici. Te pareva. Hai visto il video del Santone sulla Sicari? L'ho visto e mi è sembrato un ottimo video, equilibrato e fatto bene, cioè voglio dire, quella può essere un'opportunità se risolvono alcuni problemi, perché no? Ci sta. Per me è stato un video molto accurato, insomma, ha detto quello che pensava, in effetti è interessante, perché no? Hanno scopiazzato, però può essere la risposta all'IQOS in versione sigaretta elettronica, in versione vaporizzatore, se risolvono alcune situazioncine, perché no? Allora, vediamo un po'. Dunque, aspetto il nuovo Espro 4, ma non esce. Io li usavo all'inizio sulla Q16, hai visto? Io invece non li avevo mai operati. Tra il K8 e il K8 comunque, il Gate è un ottimo domandato, ma il K8, sì, ragazzi, non si può non avere. Domani partiamo per il Libano. Fa freddissimo giù, allora in bocca al lupo Giulia per il Libano, ti raccomando. Ho uno svapo convulsivo, il bike mi tira su un pochino di gocciolini che onestamente mi urtava addirittura. Cavo 8 tutta la vita. Oddio, sei bellissima. Non so da chi si riferisce, evidentemente viene da un altro canale. E che vi devo dire, ragazzi? Dunque, vuoi là che credevo l'insolito orario, è un piacere vederti in auto. Sì, è un fatto eccezionale. Non ho capito se bisogna premere qualche pulsante o basta tirare. La Sicari intendo. No, la Sicari è automatica. Cioè, tu la metti nel power bank, la carichi, poi la tiri fuori come se fosse, la tieni come una sigaretta, quindi non c'è nessun pulsante da tenere. Tutto qua, quindi voglio dire, niente di che. Ciao ciao Zipegheu, ciao bello, vai a pascolare insieme alle pecore altrove, ciao. E Antonio, ciao caro Antonio Liguori, ciao. Gli storti purtroppo, gli idioti ci sono sempre, ragazzi, non hanno cosa fare, siccome sono idioti non riescono a stare in giro perché sono appunto idioti, allora vanno in giro sul web. E che ci dobbiamo fare, ragazzi? Giorno, giorno a te, caro Marco. Hai un ammiratore estremo? Sì, ma infatti l'ammiratore è andato a fare l'estremo, l'estremo, non l'estremo da un'altra parte. Io ho buona pazienza, però gli idioti proprio non riesco, ragazzi, perdonatemi, ma non riesco proprio a trattenermi perché. Che ci posso fare? Però di noi di Master Alchemist devono essere. Non li ho provati. Non li ho provati purtroppo, ragazzi. Potete consigliare un kit economico di guancia con una buona resa aromatica, ma un kit che intendi? Un kit con coil prefatte? Ah, ma non ci fare abitudine con questi orari? No, per niente, ragazzi, mi dovete perdonare, è un fatto eccezionale davvero. Non. Purtroppo di sta gente più ne è, lo so Massimiliano, lo so, ma infatti io, ciao, arrivederci, grazie, me ne può fregare di meno, cioè. È gentina, voglio dire, non è gente, pensano di fare gli spiritosi, di essere, come dire, simpatici, invece sono idioti, perché cioè, solo gli idioti possono fare queste cose, ragazzi, rendiamo conto,
Cioè, il livello oramai, io vabbè, io due neuroni mi sono rimasti, ma quei due neuroni cerco di farli funzionare più o meno bene. E che vi devo dire? Mamma mia, quanto avevate scritto non l'ho visto, mi chiamano, buon flash, ciao Giulia, ciao cara, salutami ancora Andrea, ma da quanto svapi? 8 anni Anthony, Giacolo, sì, col prefatto e non voglio rigenerare, bah, guarda, c'è lo Slide, c'è lo Zenith, il Tigon che prossimamente ve lo farò vedere, ah, ma anche il Burns nel Gate, il Booms, intendi? Nel Gate, lo so, ma perché, che è successo? No, un idiota, niente di che. Just non si sbaglia mai. Just Expo 4, che vi dice? Expo 4, la vediamo quando Massimiliano non l'ho avuto fra le mani, quindi ho poco da dirvi. Mentre invece mi pare che ho preso quello di X-Vape, no, non l'ho preso, me lo devono mandare, quello di X-Vape, mi pare che sia l'Espromizer, può essere il 4, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che sia il 4, perché me lo mandano quello, quindi quando arriva vi faccio sapere. Non esce il 4, e non esce, ragazzi. Anthony, sei esperto nello svapo? Ma esperto, voglio dire. Sono uno che svapa tanti anni, quindi... Che ti devo dire, Anthony? Così, insomma, certo, un po' di cose ne conosco. Tanto tempo, sicuramente sì. V4 ancora in pre-order? Lo so, per questo ancora non me lo mandano, perché appunto è in pre-order, ma poi me lo mandano, quindi... Ma non è che me lo manda X-Vape, me lo manda un sito che mi ha chiesto cosa volevo, ho detto mandami questo. Gli svapatori hanno più chance di arrivare a 90 anni, non sarei troppo sarcastica. No, ma appunto. Ma a 90 anni stai su YouTube a svapare invece di andare a prendere la pensione? Anthony, se me la passassi tu la pensione sarebbe una gran cosa, Anthony, una gran cosa. Lo so. Sì, a 90 anni no, ma comunque, perché se io ne ho 90, tu ne hai 82, quindi siamo là. Ma dovevo uscire ad aprire l'Espro 4? Doveva uscire, ma invece, boh. Che vi devo dire? La pensione? No, non è che non ho la pensione, perché ancora sono giovane. Sicuramente arriverai prima tu a prenderla di me, stai tranquillo, se ci arrivi naturalmente, oggi non è facile. Ma tu gli rispondi pure poi come Dante? No, vabbè, ma figurati, lui finora è educato, finché è educato è bene, quando non è educato, bottoncino e via. Se è educato io non ho nessun problema con le persone educate. Non è che se mi dice hai 90 anni non prendere la pensione allora io lo caccio, no, non sono fatto così. Tu gli giovane, domani ma no, dai ragazzi, non auguriamo mai il male delle persone, va bene. Però per essere uno che ha 90 anni penso li porto bene, ragazzi, dai, insomma, voglio dire, ci fossero tutti così i novantenni, ma io fossi lui metterei una firma, cioè un novantenne che svapa, non lo trova. Ma non è che è parente di quello di... può essere, ma questo quantomeno, sono appena arrivato, ancora i lavori in casa, no, quali lavori in casa, sono in macchina. Ma credo che i lavori sì, siano terminati, nel senso ogni tanto qualche martellatina, ma niente di grave. Quindi lo trovi su una live. Dai, vai a lavorare che non hai la pensione. Infatti Anthony, sì, infatti. Non è male, meno male che ci sei tu che a quest'ora stai lavorando. Ma ce ne fossero, vedete su YouTube? Magari. Dai, torna a giocare coi comiti. Ma manco sta a giocare coi comiti. Ma quelli sono i tipi che fanno le flessioni sui pollici. Voi che domanda, buongiorno a tutti, buongiorno Panda, buongiorno a te. Secondo me a noi non ne devi fare più le lavi, il sole è troppo forte alla testa. in effetti, non è l'orario questo, in effetti, dai, in effetti non è l'orario. E quindi che vi devo dire, ragazzi?
capito, qua non mi esce la chat, non vedo la chat, ragazzi. Non vedo la chat, quindi che vi devo dire? Che vi devo dire? Va bene, salutiamo gli utenti idioti. Abbiamo salutato gli utenti idioti. Cioè, la prima volta che seguo la live, mi dite bello che ti segue sempre. Sì, caro hacker, come no? Un caro saluto, Giuseppe, ciao. Io ho 76 anni. Buongiorno Paolo, abbiamo fatto fuori gli idioti, stamattina abbiamo fatto un idioticidio. Mamma mia, non si rendono conto di essere deficienti. O meglio, si rendono conto, ma pensano di essere simpatici. Ma che argentina veramente, ragazzi. Almeno 1000 account. Almeno 1000 account, non è che ti devo dire. Ciao Marco, ciao Matt. Che tempo fa? Caldo, 24 gradi, sotto il sole sono pure. Sì, l'idioticidio ogni tanto ci vuole, eh. Io voglio dire, non sono un razzista, ma davanti a un idiota mi lascio un po' andare, sì, in effetti sì, e che devo fare, ragazzi? Gli idioti fioccano e... Ah, Marche Svabo, qui il sigaro italiano, che è quel liquido della tabaccheria che è stato fatto per Ampuv, quando ci si iscriveva, qui freddo e piovoso, lo so, sopra fa freddo. Veramente questi utenti non portano rispetto, ma figurati, sono stupidini, quindi mi invidiano una brutta bestia, ma non lo so se sono invidia. Guarda, io gli auguro i miei stessi dolorini, quelli che voi sapete, così penso che poverini erano proprio distrutti, altro qua a perde tempo. Ognuno fa quello anche se avanti con l'età, se non ti vede, non si crede, appunto, infatti, è insulto verso minore di mente, lo so, ma io non è che ce l'ho con i minorati di mente, gli idioti non sono minorati, sono idioti, un'altra categoria, minorati di mente, per carità, tanto rispetto. Ah, ma il DPD che materiale è? Ha un colore strano, è quello di Officine Svapo, è legno, boh, un legno particolare, è un po' consumato, non è ossidato. Atomizzatore, qua è il gate. Aridaglie, aridaglie, questo qua proprio. Dragon sei un grande, uno di quelli proprio supersonici. Va bene. Ciao Dragon, salutami tutti i tuoi compaesani. Questo è femminicidio? No, femminicidio non mi pare. Non mi sembra. Ciao Mara, tu perché. Il Prime, qualche tabacco. Il Prime non lo sto usando parecchio, ma di solito più che altro cremosi ho provato ed è un ottimo atomizzatore. E quindi questo sicuramente. Questo qua è così. Mamma quanti idioti! Peggio delle zanzare, ma sta gente perché invece infatti sì, no, vabbè, ma voglio dire, come idioticidio oggi pari. Proprio divertimento pazzesco. Ciao, buongiorno Aldo, buongiorno a te, ti stai garbando questo sigaro? Eh sì, molto buono, eh. E ciao me lo sbapo, ciao caro. Ciao, vai di che? Tato, salve, è arrivato giusto in tempo, si trova di idioti. Sì, grazie, se vedi qualche idiota eliminalo tu perché io qua dal telefonino faccio fatica. Hai mai provato il Tuscan Blend di Blendfield? No. No, non l'ho mai provato, ragazzi. Lo so. Vi consiglio una box piccola da abbinare al gate. E guarda, questa è piccola. Insomma, il colore non è, però ci sono colori più sopra, piccolissima direi, guarda. È piccola, sempre una Pico, si squizzi, una Pico 75, una Pico piccola, queste piccole, che ti devo dire? Dunque, non riesco, dunque, ciao Tato, ciao, mi consigli una box, ragazzi, qua io con i... Ciao Tato, messaggio eliminato, no messaggio, devi proprio bannare quando vedi, non, il messaggio eliminato non ha senso, via. Ho detto che gli idioti.
Ho 20 anni, sono 20 anni, invece di spendere soldi per la donna per farmi curare. Allora, non meriti una risposta perché non si gioca in queste cose, quindi ciao anche a te. Ah, nel tempo di insetti infestanti con un'idea abbonda, non proprio tanti. Sono invaso! Fatto, sì, dato, devi eliminare, cioè questa è gente che elimina, eliminazione, anzi abbiamo la possibilità di eliminare un idioticidio come questo, una roba da ricchi, eh. Ma io spero che rientrano, così brucio anche gli altri account, capito? Perché una volta bruciati non rientrano, devono farne sempre uno nuovo. Li facessero, eliminiamo pure quelli. Da 8 anni, Matt, da 8 anni. Un consiglio per i tuoi di guancia, quanti watt? Giuseppe, dipende dall'atomizzatore. 14, 18, 20, 16, 12, a seconda dell'atomizzatore, a seconda di come lo buildi. Io qua, per esempio, sono a 14 watt. 14 watt, però dipende appunto dall'atomizzatore, quindi che dirti. Ma sono strafelice che ti vedo on the road sulla strada. Oggi è stato veramente il 2 a 16, piscia, va in secca, porca miseria. Il 2 a 16 non piscia e non va in secca. Stai facendo qualche errore, credimi, Aldo, sicuro. Ma i cinesi col travano credo abbiano finito. Taglia, ma taglia. Sì, sto tagliando, vedi che taglio, più tagliare così, ho detto, un idioticidio grande sto facendo. I watt dipendono dall'impedenza della coil. Sì, tecnica. Una briscola. Una briscola. Scusa l'ignoranza, ma svapare fa male. Matt, svapare fa male. Se non fumi, secondo me non dovresti manco svapare. Fa molto meno male che fumare, sicuramente, però non è che è aria di montagna, quindi. Ma fa molto molto meno male, questo sì. Funziona bene il gate, funziona molto bene. Ti sfido una briscola, ma questo non è un canale di briscola, quindi mi dispiace. Sei fuori canale, come si suol dire. Che devo fare? Alla prossima. Buongiorno Christian, ma che oggi hanno aperto le gabbie? Ma è l'orario, scusami, io ho solo l'opzione nascondi dal canale, allora no, lasciale a me che... No, devi fare nascondi dal canale se ce l'hai. Nascondi dal canale significa che lo banni, cioè non entra più. Buongiorno, buona Pasqua anche a te, buona Pasqua fatta e buone feste fatte, naturalmente Paolo. Le scuole sono chiuse e i bimbi... Sì, ma figurati. Sì, la tengo, esatto. Vai tranquillo, vai alla prima che vedi strana. Fum! Tanto, abbiamo che farcene del... Te l'ho detto, l'orario che sbagliato. Lo so, ragazzi, ma io questa avevo per farvi un saluto al volo. A sto giro la fattura ti mando sarà satis... Ti preoccupare che so come sdebitarmi. Cominciano i primi dolorini perché, insomma... La macchina non è più il massimo a sto giro, la fattura questo l'ho letto, lasciate stare mio nonno. Questo è il nipote. Via, c'è un nipote. Fum, fum. E vai. Cioè oramai. Cioè, no, per sbaglio poi capiterà qualcuno che non c'entra, ma in caso lo riammetteremo. Lo so ragazzi, ma a quest'ora. Gli idioti sono tutti lì, sono tutti pronti. Che dobbiamo fare? Per quanto c'era uno che si chiamava Angari che spammava, vabbè. Mi stai per avere il FEVVS, si trova a Milano, appena arriva ti faccio vedere, è un atomizzatore, quello molto molto... Andare a vendere le gassose. Dov'è? Devo caricare la PayPal, sicuro. Quanti idioti che ci sono, vabbè, unico sei un grande. Luigi, che ti pare che sto qui a bannare la gente? No. Sì, dato, sei autorizzato. Nascondi utente dal canale. Fum. Doveva essere nascondi per sempre utente dal canale. Che è ancora meglio. Marco è il mio dubbio, ma sei mai andato in guerra? No, no, aspetto che ci vai prima te. Vabbè, da te continua così a non dar peso. No, a chi dà peso, ragazzi? Io tolgo appena. C'è problema. Me ne può fregare di meno. Sì, lo lasciamo per ora che è simpatico appena va fuori le righe.
ciao. Sono serio? No, ma anch'io sono serissimo. Più serio di così. Tu ci sei stato in guerra? Se non ci sei stato, ma se ci sei stato, mi dispiace per te. La guerra è una brutta cosa. Tanto grazie per avermi consigliato la Wikipedia Aspire. Veramente bene. Vabbè. Il nick è da lacrime. Sì, infatti, da lacrime. Ma sono cose che creano al volo, così pensano di fare, di essere simpatici e spiritosi, senza capire che non servono a niente. Io spero che nella vita siano diversi, perché se sono così anche nella vita non servono a niente. Sono in servizio di Antenna Albania, allora complimenti a te, se fai cose buone complimenti a te, e dico serio. Forse se hai fatto la Corea, può darsi, contro. L'Albania ti vuole arrestare, pure l'Albania, che dobbiamo fare? Ragazzuoli, nuvole aromatiche, nuvole, siete mai, vedi, 28, cavoli, le dita, 29, la coil. Scusa, ma hai preso la mixture numero 2? No, la devo prendere, almeno che è un confronto, lo so, non la devo prendere, ragazzi. Amar, che combini? Qua al volo, una cosa al volo, però ho fatto un idioticidio continuo, che devo fare? Sto cacchio la benia ci toglie, Amar, sì, infatti. Buona continuazione, ciao Massimiliano, ciao, alla prossima. Ogni parecchio da fare, sì, dai, dato. Pa! Vai e colpisci. Meglio di tenere sotto l'unghia il 22 che c'è tosto. Ragazzuoli. I dolorini si fanno sentire però, oggi è stata un'uscita proprio particolare. Eccolo qua, guardate questo che bello, guardate. Pa! Ciao! Antonio, alza a saperla, entra con Nick. Oh, ma vedete, ma veramente quanti idiotici, ma è una marea, oggi sono invaso. Niente, questo è un orario da bocciare, ragazzi, da bocciare. Mai visti tanti. Secondo me è una combriccola. Allora, il V4 me lo mandi, giusto per avere un parere differente. Ma certamente, Antonio, ma lo sai. Rodolfo è sempre lui, ama. Ma così gli facciamo fuori anche gli altri nick, che entrassi ancora. Poi alla fine li brucia tutti, quando li ha bruciati si attacca. Ma rispetto togliela, ma quale rispetto? Questi sono idioti, il rispetto non sanno manco che è. Che rispetto? Appunto ho detto un idioticidio. A Marone ha aperto... È l'orario, ragazzi. Micidiale. In effetti a quest'ora credo non l'ho mai fatta. Ed è un caso. Però devo dire che questo è un orario da scartare, ragazzi. Vi raccomando, perché questo veramente... nuvole, qua! Idioti a perdere. Non hanno lasciato neanche un dislike. Ma oramai l'hanno perso, non lo possono più lasciare il dislike. Lo dovevano fare prima. E quindi, voglio dire... Aspetta un attimo, mi hai tolto la soddisfazione, vecchietta, io fum! Che poi sono proprio stupidi con Nick, proprio idioti, che subito. Fium. Mamma, fai la sera che poppanti, lo so, magari, ma la sera, ragazzi, lo sapete che la sera mi viene complicato, quindi. Di solito la mattina sono a scuola, ma c'è la vacanza, sono le scuole chiuse, lo so, è un problema, ragazzi. Ho provato a mettere il like, ma non me lo fa mettere. Il like non te lo fa mettere, Antonio. Che ti devo dire? La sera ama fa altro. Sì, la sera sono in totale riposo perché... No, ma devo dire che non sto prendendo il cortisone neanche di mattina in questo momento, perché sto facendo una sospensione, quindi... È dura, al momento è dura, quindi... Che vi devo dire, ragazzuoli? Appena il patch questo qua non l'avevo eliminato.
No, non l'avevo eliminato. Sì, come no? Messaggio eliminato. Ma perché messaggio? Non ho eliminato, ho sbagliato. Vabbè, a tanto di stare una consonante devo passare. Ma non. Ma scusami tanto, ma non mi fa entrare. Ma dal telefonino mi viene complicato, ragazzi. Mi viene complicato, dato se sei dal PC tu fai più veloce, fum, fai nascondi utente, perché mi stanco pure di leggerli più che altro, perché fa caldo, 25 gradi, sono al sole pure. Hai ordinato lo stat qual? Ma no, non l'ho ancora ordinato, anche perché ho avuto delle difficoltà a trovarlo, devo capirci un po' di più, devo dire. Quindi devo vederlo un attimino con calma. Non lo posso bannare, perché non lo posso bannare questo utente? Che ha di particolare? Che non lo posso bannare? Forse al telefonino non mi ci riesce. Bah, comunque. Unico per tutto dovere banna come se non ci fosse un domani. Eh sì, io da telefonino sono un limitato e non lo so se me lo fa bannare o meno. In effetti, ma nascondi utente va bene, la dicitura nascondi utente va bene. Ho messo il timeout, e il timeout in timeout, se lo metti in timeout poi torna, quindi. Viva Ciccio Gamer, e questo ci può stare, Blood. Viva Ciccio Gamer, perché no? Se fai live di notte, chatta pure il mostro di Firenze. Addirittura. Ah, lo faccio ogni volta e torno a scrivere. Ah sì, e allora mi sa che devi star lì a farlo ogni volta e che evidentemente ha messo qualche utility particolare. Vabbè, si sta divertendo tanto, tra poco sta. Va bene, facciamolo divertire. Bambino del B&B Down. Che brutte abitudini notturne. Ragazzi, è così, questo è l'orario degli idioti Gidio, quindi. Uè Paolo, buongiorno a te, caro. È un orario difficile, è un orario complesso, devo riconoscere che è un orario complesso. Non me lo aspettavo così, però, sinceramente, cioè, ma vabbè, ma le scuole, una live western ha contato il mouse più veloce del sud Italia. E vai, Tato, vai, vai, ta, ta, ta. Veramente. Lo chiamavano Tatità, che è Trinità, Tatità. Comunque, prova la missione della tabaccheria da Strilli. Lo so, la devo provare. Aspetta un attimo, che qua è ora del tonnellino. Ecco, si va a dormire, che è meglio. Via. Nuove aromatiche, tutto domani. Paolo c'è. Missione numero 2 è buonissima. La devo provare. La devo provare, ragazzi. Lo so. La devo provare. La proverò appena posso. Lo prendo. Io sonno, vado a dormire. Ciao Blood, buon pomeriggio. Sì, lo so che è un sigarone, dai, è da provare, ma ti vedo giù, tutto bene. Comincio a fare caldo e comincio. Sì, nel senso che spero di tornare a casa quanto prima. No, gli spiace bene di tabaccheria quando mi diluisco. Cioè, se in 10-15 mi sembra un po' tanto, ma prova, fai delle prove, fai dei test più piccolini. Cioè, voglio dire, io di solito, sì, in generale, per esempio il barley lo faccio al 10, però se prendi un lataia al 10, dipende, non lo so, lo special blend, qual è lo special blend? Fammi un esempio, non lo so, lo special blend adesso, giusto per avere un'idea. Perché sì, con la tabaccheria bisogna fare attenzione. C'è la macchina accesa e sono sotto il sole, ragazzi, perché questo parcheggio c'è il sole. Quindi, purtroppo, che posso fare?
Avanti, un consiglio amara alla prima prova della mia sera, farla sul Cayman. Sì, la farò, perché no? Perché no? Sì, fa caldo anche perché sono. Sì, sono. Non mi aspettavo di dover stare tanto tempo al sole, devo dire, cioè nel senso che doveva essere molto flash sta live. Mia moglie doveva salire e scendere, ma. Ciao Antonio caro, Harmonium, special band al 10, eccolo qua, mi sembra un po' troppo vestito, lo so Daniele, lo so, ma c'è un vento pure qua, non c'è. Lo so Giulia, però il problema è quando esci. Quando esco, c'è uno stravento micidiale. Qua ora no, certo, mi dovevo alleggerire, ma non pensavo di doverci stare così. Cioè, non pensavo che si sbrigasse un po' prima. Comunque penso che sia gli sgoccioli, perché lo sa che sono in macchina. Quindi. Che ora è? 1:30, 1:35, sì. Eh sì, adesso insomma. Ci approfittiamo per la casa che è meglio. Allora, la missione polare. Ho capito, ma intanto ti tolgo così, poi tu rientri dopo X tempo, ti ribanno di nuovo, poi lo fai, lo so che ti senti intelligente, però voglio dire, intanto facciamo così, poi tu rientri. Vado al lavoro, alla prossima live. Ciao Panda, buon lavoro. Ciao caro, grazie di aver partecipato a questa live con idioticidio compreso. Tristezza e il pelic non mi piace. Il pelic, bisogna, ti deve piacere. Sì. Buon lavoro Panda, ma ti sei vestito il 25 dicembre? No, è che quando c'è il vento, vi posso assicurare che il vento, quando ti arriva e non c'è il sole, cioè ti arriva il vento, vi posso assicurare che è pesante. Poi certo, se stai così come un palamito sotto il sole, sì, sono vestito un po', è chiaro. Per il Claudio lo ami, ma sti minchioni li danno random? No, no, non sono random. Sono proprio idioti, sono una cricca, penso. Che così, voglio dire. Si è dato appuntamento a quest'ora probabilmente. Quanto svapo al giorno? Pochissimo, pochissimo. Palamato, ti adoro, Palamato, ma chi è Palamato? Adesso guidare per tornare sarà dura. Ma d'altra parte, ogni tot normale ci becchiamo gli abnormi. È vero, tutti a capo con lo stesso nome, se guardi l'elenco dei banati li vedi tutti. Sì, ma io da qua non posso guardare l'elenco, cioè, ma non mi può fregare di meno. Cioè. È gente che non ha a quest'ora nulla da fare. Ma lo sciauro? No, qua sciauro niente oggi. Lo sciauro. Ciao Gigi, ciao! Via. Scuole chiuse, lo so. Questo è un orario micidiale. Tra l'altro comunque a quest'ora ritornano pure dalle scuole. È un orario comunque a rischio, anche se ci sono le scuole. Ti vedo più giovane, ma che niente, senti tu sei. Mi sento con Danilo, sì. No, è che oggi abbiamo fatto due cosine, anche se siamo usciti piuttosto tardino, però. Ci ho preferito non dare una mano così a mia moglie, che ha preso un paio di giorni di ferie. Che ne penso della SPOD? Che ti devo dire? Se fanno alcune correzioni, secondo me può essere un buon discorso, può aiutare. Se correggono alcune cose, secondo me può aiutare. Eri un vecchio CB, quelli che usavano il baracchino. Ma forse da ragazzo ragazzo, stavamo parlando di 40 anni fa. Nulla, mi ricordo al club notturni, ma torno al solito mezzanotte dintorni, magari. Non ti vedo più fare recensione delle pod mod, meno male mi ero preoccupata. No, oggi non ti preoccupare, mi stanno arrivando, me le hanno mandate, quindi appena mi arrivano. Vedrai. Che
che devo fare? A me piace molto per la gestione che potrebbe dare, infatti, devono solo risolvere alcuni cosini, poi amano, vado al lavoro, non pensare che nessuno, vai sempre avanti. Un abbraccio anche a te Nicola, un abbraccio, grazie di essere passato. Ma da quanto tempo? Ma siete sempre gli stessi, scusa se ti tolgo, ma non mi sembri uno sincero, quindi. Uè Andrea, ciao! Ciao caro, ti avevo mandato i saluti con la Giulia comunque. Ma perché non mi va alla fine sta cosa, sta freccetta? Mamma mia, una tragedia sta cosa con... Ma comunque... Una tragedia... ebbene sì... Mia moglie si è persa... Ah, ma mi ricordo la pod e ti mando la recensire, sono curioso di provarla, quelle con tiro automatico, ma non ho il coraggio di comprarla, ma ne ho date via parecchie, devo dire, ma proprio tante. Matt, ciao, buon proseguimento anche a te, grazie comunque di essere passato, ciao alla prossima. Ciao Andrea, ma ti saluto e ti mando un bacino, io... Sì, io t'avevo... il bacino non te l'avevo mandato, devo dire, saluti, sì Andrea... Ma io non te l'avevo mandato, eh. Però voglio dire, se proprio devo. Ma che dobbiamo fare, ragazzi? Qua stiamo cuocendo, 26 gradi, ragazzi. Qua stiamo cuocendo, qua si cuppa, cioè, posso stare così. Ora me ne vado sotto una pineta. Sotto una pineta poi mi cadono le pigne. Sono cavoli. Ebbene sì ragazzi, live flash mattutina, molto mattutina, insomma non direi molto. Attento al vento che frega quando è caldo, non sono serio, vorrei sapere che non voglio comprare, voglio sapere se va bene o male, per quanto ti ho chiesto da quanto tempo, ma se non fumi non hai necessità di svapare, lo dico sinceramente. Se fumi vuoi smettere, allora sicuramente fa molto meno male. Se una sigaretta fa male 100, una sigaretta elettronica fa male 5. Questo è il rapporto, quindi regolati. Ma se mi dai YouTube può aiutare? Bah, non serve a niente, basta che uno... Sotto una pineta. Amarbaci, Giulia, amarbaci. Giuseppe, di dove sei? Abito a Reggio Calabria. Io ho fatto, dunque... Fatto i marchi, sembra che siano bloccati, ma l'hai lasciato il mitico cappellino a casa e per forza io in macchina, quando mai col cappellino? Se vuoi iniziare a fare i trick, se ti diverte, che ti devo dire? Puoi provare? Io non consiglio mai di svapare se non si viene dalla sigaretta normale, ma se ci tieni prova, che dirti? Ognuno è libero naturalmente. Pure il cappello, lo vedo in versione sauna? Sì, la prossima volta col cappello e la sciarpa. Perché la sciarpa me la sono pure scordata. Una bella sciarpa. Di nulla SSF, di nulla. I trick li prepari senza Nico? Fa ancora meno male. Certo, non usare nicotina a quel punto, che sicuramente farà ancora meno male. Bravo Andrea. Taliban style. Sì, ma c'era la canzone Tale Bastai. Non mi ricordo adesso il motivo di quel famoso cinese là. Okinawa Style, là come cavolo si chiamava lui. E va bene ragazzuoli, ci appropinciamo, sì, ci stiamo appropinciando. Ah, prima in diretta video mi hanno... Ma prima che ti esporgi in diretta video mi hanno... non ho letto... l'hai tolto perché appunto si capiva. Max, ho letto tutti i commenti, alza quante lamentele. Domani Giulia va in Siria? Sì, va in Libano, mi ha detto, visto, sì.
Sì, questo è stata una live dell'idioticidio proprio in pieno, mai come oggi, mai. E io sono abbastanza, uno abbastanza permissivo, però poi. Andiamo, gli occhi almeno non li ho, ma prima che ti spogli in diretta avviso che ti vanno. Ora in un mese ripara, ma ora in un mese ripara a quanto non fatto in 2 anni. Aia, che dolorini, si è persa mia moglie qua, si è persa. Comunque Max, me le stanno spendendo e poi ti dico, spedendo probabilmente, no? Ah no, spedendo è scritto, io ho letto spendendo, va bene. Ragazzuoli, io vi lascio dopo 45 minuti, veramente non pensavo di farla così lunga oggi, quindi vi mando... Sembi degno di Vito, grande attore, avessi i suoi soldi. Grazie comunque Giuseppe, perché comunque... Sì, posso sembrare anche degno di Vito, ragazzi. Preferivo Magalli, ma comunque va bene uguale, anche gli americani vanno bene. Ciao ragazzi, vi saluto, ciao Tato, ciao Nuvole, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, un salutone a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. State bene, vi raccomando, state in